Abbiamo fatto un po' di rifornimento? Ma ho preso la birra. Hai fatto bene. Birra, pane. Bene, insomma, bene. Poi vediamo. Debbie, ciao. Ciao, ciao. Sì, sono sì, dai, dai. Ti ho preso anche a te, anche a te. Torno per te. Dai, scendi, su. Allè. Allora. Ciao. Regalo per loro. Adesivi. Adesivi e cappellino. Visto che il cappellino lo porti, eh? Sì, io ci vivo. Loro sono i ragazzi che si dice ieri sera che ci porteranno a fare le vere avventure. Sì. Contattateci sempre quando venite a Sardegna. Sì, quello sì, certo. Eh. Ah. No, ma tra l'altro si ha detto questa andiamo avanti, non questa uno. Sì, eh. Anche se. Vai, perfetto. Ci sta, c'è la paura. Per uscire estremo. Estremo, poi però. Eccoci, siamo partiti. Abbiamo incontrato i ragazzi, avete visto? E ora loro ci porteranno a vedere un po' di posti come si deve. Loro comunque sono i ragazzi delle Maestrali. Eccoli qua, li vedete qui. Maestrali Explorer 4x4. Comunque poi vi lasciamo tutti i link per poterli contattare, perché loro organizzano escursioni in fuoristrada e tutto qua dalla parte della Sardegna dove siamo noi. Adesso vi portiamo con noi a vedere questi posti. Cioè, in modo da vedere anche di cosa si tratta, quello che fanno loro, i posti dove ci porteranno loro, che solo con loro possiamo andare in questi luoghi. A dopo! Albert è qui, eh? Sì, sì, sì. Mamma mia, che meraviglia. Senta le frasche. Attenzione. Qua dove siamo come zona? Allora, Renna di Matteo, Vignola, Santa Teresa. Renna di Matteo e Calapischino. Ok. Ciu. Comune dell'Aglieni. Thank you.
giornata è molto interessante, stanno portando i posti bomba. Ora stiamo andando a visitare un nuraghe che è particolare, ce ne sono tanti, questo è particolare perché è vicino al mare. Ora andiamo a vedere di cosa si tratta. Comunque posti spaziali, se vi capita di passare da queste parti contattatevi, se anche a voi vi piace stare a contatto con la natura, perché ne rimarrete delusi sicuramente. Andiamo. I nuraghi tuttora non si sa che funzione avevano, potevano essere torri di controllo comunque, potevano essere magazzini per la roba da mangiare, perché solitamente intorno a nuraghe c'era il villaggio. Ok. E quindi ci sono le capanne, qui non c'è niente. Però se ce la fa entrare, Teddy ce la fa, lui è già andato. Teddy, vieni qua subito, eh! No, già non va da nessuna parte. C'era tanto la forza. Qua stai parlando di dai 5.000 ai 3.500 anni fa. Ah, è storia vera. Questa è la storia della Sardegna. Sì, sì, è qua Teddy. Spettacolo, però. Guarda. Teddy. La maggior parte dei nuraghi sono crollati. Abbiamo pochi nuraghi comunque. Fermati qua. Fermo qui. Il sistema era questo, qui. Qui chiaramente era chiuso. Sì. Perché qui era chiuso. Solo che con il passare del tempo fatto tutto crollato. E ti ripeto, qui ci sono, c'è un nuraghe lì. Perché dicono anche che i nuraghi si guardavano uno con l'altro. Qui abbiamo un nuraghe lì. E l'altro è qui dietro, che da qui non si vede. Ok, ora vengo su a vederli. Dovrebbe arrivare anche la Mary forse. Lì c'è un passaggio, perché poi abbiamo sbagliato a non salire da qua. La maggior parte dei nuraghi intorno, nelle vicinanze, comunque trovano sempre delle capanne. Qui non è stato scavato niente, qui non hanno cercato niente. Però ci sta che ci sia qualcosa. Ah, sì, volendo sì. Ci sono molti villaggi comunque, molti villaggi nuragici con i nuraghi centrali e sì, tutte le capanne. Okay. Questo sicuramente era un sito molto frequentato perché abbiamo tre nuraghi. Glielo stavo dicendo, vabbè. Ne abbiamo uno lì su e un altro giù. Dicono anche che i nuraghi si guardano uno con l'altro. Okay. Significa che da qui riuscivano a vedere. Sì. Magari segnalavano con il fuoco. Sì, non sì, si sì, sa. Sì, dei segnali. Queste loro. Cose. Sì, sì. Però sono delle costruzioni fuori di testa. Sono delle costruzioni del 1500 anni fa. Se si pensa come. Stai parlando, se tu ti affacci qua ti che vedi il cielo. Adesso vengo. Perfezione, perfezione, che esistono ancora. Ancora. No? E anzi, la maggior parte sono stati anche buttati via dall'uomo. Guarda, la maggior parte dall'uomo. Vai su, troppo, vai su a vedere. La non si sapeva di cosa era. E dopo non si sa neanche bene a cosa venivano utilizzati, perché non sono mai stati trovati graffiti. Sì. Esatto. Non è mai stato trovato niente di scritto, capito? Quindi anche per quello che viene. Questo si chiama nuraghe Tuttuzone. Ce n'è a due torri, tipo nuraghe maggiori che abbiamo a tempio. Domani, magari domani pomeriggio facciamo una scappata. Quello lì comunque si è tenuto, è conservato, nel senso che c'è un ticket da pagare, entri, okay. È ben conservato. L'unica cosa è che fino a 250 anni fa hanno i disegni di una persona e lui era a due torri, fino a 250 anni fa. Poi cosa è successo? L'hanno razziato gente del posto per fare i muri di cinta. I muri di cinta per le ma magari dico, hanno utilizzato anche le pietre. Sì, capito, per quello che ti dico che c'era l'ignoranza, che prima non si sapevano che erano... Comunque erano molto più alti. Noi adesso li vediamo bassi. Questo era due torri, perché comunque una torre... Tutte le pietre che ti trovi attorno erano tutte una meraviglia. Un pacchiato. Ci sono tanti... La maggior parte dei nuraghi è così, o crollata o comunque razziata, saccheggiata. Yeah.
e idrorepellenti. Vieni qua, vieni. Abbiamo fatto anche il bucato, cosa vogliamo di più della vita? Sei stanca anche te, eh? No, guarda lui. E lui non ne ha più. Io comunque ho perso le scarpine. Non è che le abbiamo lasciate giù? Io mi faccio la doccia, ok? Guarda qua, un ristorante a 4 stelle è niente in confronto. Qua? No, non c'è paragone. Non c'è paragone proprio. Ti svegli, eh? Ha voglia. Teddy, se vuoi andare in macchina vai, eh? Ragazzi. Ciao. Siamo arrivati al buio stasera. Sì. Io ho fatto la piega. Io ho messo anche la lucina perché dalla macchina non si vede niente. Abbiamo finito di mangiare ora. Il fuoco si è spento. E nulla. Giornata fantastica. Giusto? Giornata bellissima. Posti ancora di più. E bello, 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 bello. Noi siamo ancora qua perché dormiamo qua. È completamente buio, completamente isolato, un silenzio che quasi inquieta, però è... Però è bello. Meraviglia lo stato puro, sì. E niente, noi comunque... siamo pronti a domani mattina, una nuova avventura, sempre con loro, con i nostri accompagnatori speciali, che ci porteranno a visitare un'altra cosa, che poi andremo a documentare come al solito. E niente, ora andiamo a dormire perché la giornata è stata lunga, effettivamente. Comunque, niente, ci vediamo domani. Io ogni tanto mi guardo intorno, ma solo perché c'è un buio pesto. Ogni tanto si sentono i rumorini degli animali. Si può arrivare alle spalle. Però io accendo la mia luce. E accendendo la luce, vi diamo la buonanotte. Ciao a tutti.